3, 2, 1. Wow, il mondo di Giulio. Allora, vai. Wow, la parete rocciosa. Vai, ragazza. Mi sono messo ho sbagliato. Mi sono messo le cuffie del computer. E quindi ho un delay di circa 10 secondi. Ma questo non fa sì che mi scordi di dirvi quello che vi sto per dire. Quello con cui vi rompo i coglioni i primi 30 secondi di ogni video. Dai precedenti 9 video a questa parte. Anche in altri, no? Sali, strotto. Io vi ricordo che qua sotto avete le informazioni, le informazioni sono poco sotto, c'è un piccolo tab che potete cliccare, più sotto rispetto alla locandina del videogioco Tomb Raider, che vi dice esplora in YouTube Gaming. No, avete presente? Voi cliccate lì, espandete, vi trovate tutti i praticissimi, un sacco di praticissimi link. Ho capito. Tra cui la playlist, se ci cliccate sopra vedete tutta la playlist di Tomb Raider. Tra l'altro se ci cliccate sopra la playlist avete un più in alto nella parte nera, dove potete aggiungere la playlist fino a che, tra quelle vostre preferite, fino a che non avete finito di vedere Mi hanno convinto. Questo. Poi puoi parlare della morte nera in concreto. Ma perché ancora la prova dell'aquila? Non abbiamo sono tornato indietro, perché vedi, questa è la parte principale, ma qui stanno cercando di fregarmi. Perché vedi qui? Questo cos'è? Ti puoi appendere. Questo minchia, cos'è? Non mi dire che non ne sai una più di Angela Lansbury. Ma secondo me, cioè magari poi non sarò un cazzo niente. Cioè, perché vedi lì. Cioè, vedete, posso tornare indietro, ma non capisco perché. Per completare le varie missioni. Per completare sto cazzo. Però io non ho capito ancora adesso. Perché devi tornare indietro? Non lo so, ero curioso. Però ti diceva di andare lì. Sì, ma la curiosità uccide il gatto. In questo caso anche me. Quindi mi tocca. Giulio, mi tocca di tagli. Ma no, questo qui faglielo vedere. È una strada che non so perché. Che fai qui. Così, capito? Ti ciurli nel manico. Sì, ma perché? Cioè, evidentemente devo tornare indietro prima o poi. No, è che ti serve per fare tutte le missioni. Tutti sbloccare i. Ti prego, fagli dire che è ancora piena. Non ho abbastanza spazio. Ole. Non ho abbastanza spazio. No! Madonna Giulio, mia. Giulio, per un pelo di. Narice. Cioè, per non dire altre robe. No, l'importante è farci. Allora, dicevamo. Sì, l'ho già presa. O come dice lo zio di Laura, avvicinarsi vale solo a bocce. No, al ballo. Andarci vicino. Va bene. Ok, adesso lui siamo è un super cristiano estremista, quindi non dirà mai molto bene. A bocce, perché bocce già preso. Vabbè, andarci vicino vale solo a bocce. Va bene. Comunque, ragazzi, allora mi raccomando, like o dislike, diteci un po' che ne pensate, Lara lì, per esempio. Adesso vorrei fare una domanda a cui tutti dovete rispondere. Tipo, pensate che Lara sia vestita in maniera tutto pieno, non c'è sta nient'altro. Vabbè, pensate che Lara si vesta in modo decente? Qui la vista è stupenda. Sì, sì, adesso deve essere. Sai cosa deve fare, vero? Sì. Perché c'è un condor lì? Sto arrivando. Ma come sta arrivando? Sta arrivando sto arrivando. Noi abbiamo attraversato un porno e non l'abbiamo ancora scoperto. Ma scusami, noi abbiamo attraversato tutto. Vabbè. È tutto pieno, non ci sta nient'altro, Giulio. Sì, ma hai un'abilità. Sì, volevo vedere se potevo. Magari potevo migliorare l'arco. No, non posso. Ma che amarezza. Che pollo al tamarindo. Quindi puoi fare solo un'abilità? E mi guarda, c'è quella. Aspetta, c'è quella lì col punto esclamativo che secondo me te la vuole proprio fare. In possesso. Usa una freccia con corda per uccidere un nemico e lasciarlo appeso. Dai, va bene, mi piace. No, ma ce l'ho già. Ma ce l'hai già, vabbè, perché non avevo mai letto, perché non avevo mai letto la specifica. Ah, ora capito. Ma non puoi avere tipo, non lo so, lo sguardo di Satana, Kerry. No. Lo sguardo di Superman con cui bruci persone. Quello di Ciclope e di X-Men. Non ci sta nient'altro. Ricordiamo che Ciclope non è in grado di controllare i suoi poteri. E ha gli occhiali di rubino per evitare. Aspetta, di che lì ti dice una cosa importantissima. Ferma. Mentre sei a mezz'aria, premi quadrato per lanciare il rampino e uscirai tra i crepacci. Va bene. Cosa fa? Storto? Non vedo. Yahoo! Allora. Ti devi fare lo stesso. Hai capito? Sì, mi sento l'uomo ragno. Spider-Croft. Spider-Croft. Comunque vestita a merda, scusate, magari avete posso già mettere scritto la renderizzazione di Lara di Tomb Raider 2 se preferisci, ti ricordo. Dai, ti prego, la mettiamo un po'. Il prossimo video lo facciamo. Ok. Io sono nostalgico, lo sai. Cosa è successo? È caduto il Oh my little pony.
Di là, di là. Hai visto che è di là. Mancato. Però è bello, ne valeva. Ma comunque è un posto. Cioè, qui comunque rischi poco. Sì. Cioè, hai notato lo. Cioè, il... Ok. Che cazzo devi fare per sopravvivere lì? Devi fare tipo l'Iron Man, no, di triathlon. Cioè, hai una ferita, ti contamina, muori come uno stronzo. Cioè, facciamo che editiamo. Quindi, zac, sarete già di là. Allora. Hai capito, Giulio? Bastava quel minimo millimetro. No, devi darti lo slancio. Proprio. Ah. Però vedi, adesso, cioè, io non è che voglio criticare a tutti i costi. Ah. Sta cedendo. Sì, è capito. Ma tutto, cioè, adesso, scusami, adesso, però adesso mi gira il cazzo. Cioè, prima io sono caduto perché non ho avuto il minimo slancio e dovevo indirizzare il salto precisamente, no? Adesso ho iniziato a correre tutta la montagna e bastava che premevo il tasto ed ero uguale. Cioè, là siete stronzi. Ma perché devono ancora fare l'RTX? Ma capito? Di stronzi. Siamo circondati da stronzi. Ma... Quella era un'aquila, Giulio, eh? Se sapessi. L'aquila no, dalla testa calva. Andiamo. Allora, tuffo da. Ma questo cos'è? Assassin's Creed? No. X e quindi... dai, ti prego, tuffati. A bomba, però. Non mi sono fatto. Hai fallito clamorosamente. Giulio, è fallito. Ma no, penso che fosse una cosa tecnico-estetica, ma... No, è che magari dovevi immergerti con le murene, capito? Ops. Ah, ti ricordo che ci sono i piragna, tra le varie cose. Che culo. Giusto per ricordare. Pieno. Sei piena. Lì però c'è la vena d'oro. Ricordiamoci che Lara è un'esperta minatrice. Come nel Klondike. Esatto, come zio Paperone. Ma scusa, io non sono esperto, ma è così che trova l'oro? Sì. Mattia fa così quotidianamente. Si immerge. Si immerge nei laghi di Carpignana Sesia e esmina l'oro a racchettate. Ma perché mi indica quell'uccello? Devo sparare? Caro. Cioè, 20 punti per lezza solo per un uccello? Cioè, cicciolina sarebbe già tipo il super experience. Cioè, possiamo discutere dei contenuti animalisti di questo gioco, gentilmente. Perché cioè, almeno mangiassi, dici. Un uccello raro, una freccia nella testa, va bene. Almeno mangiassi uno. Gliela pianto. Io voglio sapere che cosa. Io voglio sapere che cosa ne pensa di tutto ciò Andrea Dalio. Secondo te cosa può dire tra i commenti? Non lo so, capra, perché le capre non prato. Gliela pianto nel gargaro. Guarda, te lo dico già, sei tutta la piena. Tutto pieno. Non la città tutto. Ma quindi hai interrotto. Wow, sì, ma dato diceva, sono arrivato nella città di sto cazzo. Sai chi ti saluta tanto? Esatto. Ah, sono arrivato nella città di sto cazzo, che bello. Zio, wow. Ti posso dire che se vedo tutti sti cespugli. Ma è un lama! Sto male. Ma perché non l'hai ucciso? È perché se n'è andato. Conigli. Che bello, posso sterminare la fauna locale. Questo, ma cioè, adesso posso andare in troppi posti perché io non mi perda. Devi andare di là, Giulio. Sì, certo, però vedi che posso salire e scendere. Ma cosa puoi fare su quella pelle appesa? Caro mio. Non è silenzio di è luce. Una pelle. Ehi. Sì, Leatherface. Ehi, no, aspetta, c'è una cosa lì per terra. Dove? Dietro di te. Guarda, che cos'è? Un rimbalzello. E non sei piena. Non ho la mappa. L'eredità di battere l'ultimo mulo ieri. Si era rotto una zampa. Che tragedia. Che grande mulo. Ma credo di essere riuscito a trovarla. Sono arrivato in un villaggio abbandonato che non può che essere Zeta. Vabbè, città perduta. Sti cazzi. Ma qui ci sono veramente. Oh, brutto! Maledetto. Questo posso aprirlo, giusto? Sì. Ah, voi volevate fregarmi, eh? Invece. Oh. Polvere da sparo, preziosa polvere da sparo. Quando già i proiettili pronti. No, non ho capito cos'hai. Fango e merda. Era oro, argento o mirra? Mirra. Anche quell'altro poi. Ma come, mi sa che serve attrezzatura insufficiente. Ho bisogno di un nuovo equipaggiamento, tipo di una motosega. Allora, no, devo uccidere il pavone. Ma un lama! Guardalo! Secondo te muore? No. Vabbè. Aspetta. Non sapevo che il lama fosse immune ai colpi in testa.
Esatto. Ma headshot, dov'è l'uccello dalle piume di cristallo qua? Master, mi serve l'uccello. Guarda, forse non è il caso, ma... Come, chi c'è? Ci sono io? Dov'è? No, vabbè, ok, lasciamo perdere l'uccello dalle piume di cristallo. Vedi, posso andare anche qua. È dispersivo questo posto. Ma perché fa? Perché faceva... Tra uccelli, tra lama. Pieno, battute sul pieno. Ah, era lui che faceva... Questo è una trappolona, ma se adesso verrà fuori un mostro gigante, te lo dico subito. E tu non sei dei nostri! Come fa a sapere la nostra lingua? Senti. Beh, siamo in Perù, in teoria, cioè. Ma... Ok, questo non è un buon motivo per sapere l'inglese, me ne rendo conto, effettivamente. Questo mi sta attaccando... Ma perché? Scusatemi, io vorrei ricordare che Lara ha un mitra nell'equipaggiamento. Perché sta usando l'arco? Contro il Power Ranger verde. Perché sono bianchi, rossi, blu. Trinità, la mano destra del diavolo. Master, sentito? E la Madonna. Che sei, Robin Hood? Mamma, ti immagini? Io sono tua madre. Non proprio. Comunque, ma se di sicuro in sto villaggio ci sono un sacco di collezionabili, cose da girare, cose, medagliette. Che ci fai qui? Sono pergamene con la trama. Lara Croft. Si capiva. Torneranno. Mettiamoci al sicuro. Prendila. Sì, ma perché? Ma perché parla così? Ma perché avete lasciato? Mettiti al sicuro, prendila. Ma che cazzo metti un cappuccio che sono in mezzo alla giungla? Come cazzo faccio a capire dove mi portate? Ma poi te l'ha dato tu, Giulio, già ti perdi di tuo. Appunto, cioè vuoi dire... Non è che si aggiungi... No, aspetta, cioè, non c'è Google Maps nelle giungle del Perù, cioè vuoi dire... No, non ancora, Giulio, sì, non ancora. Ci avrebbe trovato. Per fortuna tu stai bene. Comunque mi piace il suo aiutante, quello sulla destra, che ha solo un tappeto che gli copre la minchia e basta come vestito. E già il fatto che scenda dritto. Caro mio, lui è il re della rupe dei re. Se non fai parte del culto, come hai trovato questo posto? Ho seguito la mappa di un tempio. Le pagine gialle. A dire vero, mi aspettavo delle rovine, non voi. Sì, poi scusami, perché io ho dovuto superare le prove dell'ornitorinco monco, del diavolo della Tasmania, di sto cazzo, mentre si qua vivono qui come se niente fosse, non ho capito. Protetti da meccanismi millenari. E come faceva la Trinità a non aver superato la prova dell'acqua? Maledetto. Sto cercando di fermarli. Poi peccato, perché l'ordine della Trinità manda degli indigeni solo mettendogli il loro stemma addosso? Cioè, manda la SWAT. Cazzo te ne frega, cioè pagare per pagare. Legato a una dea della luna. È per Plus. E tu perché lo vuoi? Vuoi rubarlo? Ah, comunque per la lingua ricordi che comunque Lara è fluent in tutte le lingue morte delle stesse zone, quindi in realtà potrebbero parlare in qualunque lingua. No, sai cosa dovrei risponderle? Perché dovrebbe stare in un museo. Che cosa ti hanno fatto? Hanno ucciso mio padre. Posso mostrarti una cosa? La pistola. Come diceva Peter Griffin, non Peter Griffin. Che cos'è quello? In una puntata nei Griffin. Il fumo ha ucciso mio padre e violentato mia madre. Questa è Paititi. Si capiva. Era proprio lampante. Paititi, la città segreta. Ma che cos'è quest'occhio? Quello è un luogo di morte e di sacrifici. Credi che il tuo manufatto sia lì? Esatto. Nessuno è mai riuscito a tornare. Io ci proverò lo stesso. Ma secondo te qual è il codice di avvenimento postale di Paititi? Soltanto per formare il culto? No, lo faccio così, passare il tempo. Figa, è ricca che... Cioè, non lo so, al posto del cotton fioc usa le banconote da $500. Non esistono nemmeno, ma... Guardate chi... Ma... Jonah. Scusa, è lui? Stai bene? Conosci quest'uomo? È un mio caro amico. Che è arrivato qua fischiettando. Sta bene. Chi altro ti cerca? Nessun altro.
Stiamo cercando la stessa cosa, credo. Oppure Robocop. Ti porteremo il serpente con la sarebbe frangia, utile quello. Ma il tuo amico Re. Freeze. Dead or Alive. Dato, scusate, qui abbiamo perso di vista comunque il serpente rosa. Che è il nostro originale obiettivo. Il pesce rosa, che è il nostro originale obiettivo. No, ma secondo me Lara ce l'ha bella in testa. Secondo me potrebbe esserci un'unione delle cose, appunto. Cioè qua c'è il serpente con l'occhio d'argento. E di là c'è il pesce rosa. Diventa il serpente rosa. Secondo me lo sai perché hanno portato Jonah. Io ti do la mia interpretazione. Prova a dare da mangiare a Jonah. La tribù non mangia più, Sì. Vabbè. Anche Jonah è fluente in tutte le lingue morte. Sì. Ah, ci hanno abbigliato come un Inca. Sei Pocahontas. Questi hanno prodotto infinite collane così, giusto? Cioè, perché chiunque arrivasse. Incredibile. Ah, c'è un'intera civiltà. Dietro la prova dell'aquila. Anche se, ti dirò, preferivo Pocahontas. Lama, che belli lama. Io... E tu mi hai trasformato in un lama! Cuscotopia. Perché ci sono i flauti tipo in stile giapponese? Mi sto facendo troppe domande. Il mio saggio capovillaggio. Wow. Più uno, quindi lo sai cosa vuol dire, vero? Sì. Medagliette a profusione. Minchia, quante missioni secondarie ci stanno qui, Master. Quante. Casa di Unuratu. Le mie scuse. Come leader dei ribelli, devo essere cauta. Anche qui i ribelli. Legittima regina, Unuratu. Anche qui i ribelli. La morte nera non è ancora arrivata. Un lama. Il lama, uccidilo. Ancora che tu mi dica cosa hai visto. Sì, madre. Successa una cosa stamattina. Cioè, questo è Assassin's Creed, tra l'altro, 100%. Sembrava furioso. Appena mi sono avvicinato. Akan, ha detto? Un nome turco, Akan. Se stessero scherzando. Sta tramando qualcosa. Ottimo lavoro. Grazie, madre. Sì, maestade. Qua coltivano la cocaina. È utile, per le finanze locali, esatto. Intendo. Come puoi notare, i segreti non durano molto a Paititi. Se decidi di non rispettare il piano. Avevo letto che tipo le coltivazioni di coca in tutte a Paititi. No, tra la Colombia e il Perù e quelle parti lì hanno raggiunto la più grande estensione della storia, sostanzialmente 170.000 acri o cose del genere. Una cosa che ho smarrito. Ma un tuchkuna di leulak muchobo? Non devi preoccupartene. Qui la tunica dell'airone d'acqua di Nanto, comunque mi piace. Una vedetta quando aveva la mia età, era un cacciatore. Figa. Le vedette, tra l'altro, appunto sono qui, corriere della droga, notoriamente. Rei. Esatto. È il capo del villaggio, Allora basta, abbiamo vinto il gioco. Trinità contro Rei, Rei 1. Sarebbe un interessante cross. Il lama, Master, posso tipo tagliarlo col macete, secondo te? Per me tanto sputano i lama. Ma non è che poi è... Sì, sì, minchia, se sputano. Non può sputarmi in faccia questo, così come... Ma non è che poi è... Quando sei pronta per cercare lo scrigno di Ishel, mi trovi al mercato oltre il fiume. Al mercato oltre il fiume. Ma se questa è tutta una grande fase di missioni secondarie, eccetera, eccetera. Ma non mentire. Il culto sta alzando le difese. Aspetta, voglio vedere dove mi porta sta qua. E come ci si difende da una tempesta? Ecco, con gli ombrelli. Un po' difficile, però, vabbè. Ma scusa, tu devi andare lì, no? Cioè, quindi è tipo Assassin's Creed che non puoi correre, devi... Sì, cioè, no, beh, devi, per il momento solo sì, seguirla, in realtà, se no mission... Questo non ho capito se è la casa o no. Di... No, sì, no, no. No, no, no. Sì, dovrebbe sì. Essere abbastanza dovrebbe. Attivo. Cioè, dovrebbe. Qua c'è un qua c'è una missione secondaria. Giulio, non allontanarti perché ho paura che sia tipo la missione di... No, 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 adesso ti sei allontanato troppo dal culo della tipa. Morirai tra atroci tormenti. Ah, guarda, c'è anche il mercato, c'è il tabacco. Ci sono le aquile. Ti ricordo che le aquile mi riempiono di punti esperienza se le tiro giù. Sono certa che abbia già visto altri mercati. Fuori? Sì, ma il nostro è il migliore. Sì, certo. Ormai ci siamo quasi. Quello lo posso prendere, di sicuro, infatti. Quante missioni secondarie che vedo. Mamma mia. Ma questo oro azteco. Questo è proprio quello di Pirati dei Caraibi. Cioè le monete quelle d'oro maledette. Beh, cazzo volete da me? No, mi sa che devi andare avanti. Cosa? Che cazzo vuoi da me? Sì, devo andare lì tra la folla. Qua lo stanno lapidando un povero stronzo. Tanto la più figa del villaggio e nessuno dice niente. No. E nessuno la violenta. Che significa? Adepti,
in attesa che la loro divinità appaia. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato. Ah, il dio Kukulkan, non ricordo. E poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Vabbè. Ma il capo del culto prenderà il mio posto per ascendere. Mica scemo. Ah, è una mia responsabilità, ma vai tu, sacrificati tu, che questo grande onore lo lascio a te. Mica scema sta, eh. Tanto c'ho un naso molto importante. È che ho già sentito queste parole. Comunque la preferisco Pocahontas in questo caso. Vabbè. Cioè, devo dire che in versione Pocahontas ha un suo perché. Bella sta maschera. Io lo conosco. È il dottor Dominguez. Chi? Osservate. No, il cattivissimo. Ecco, ho avuto la chiave della minchia. L'avevi già vista, lo so. Ho temuto per il peggio. Presto, i nostri sogni di pace e di serenità si avvereranno. Sembra sentire parlare l'imperatore in Star Wars. Lo chiamano già Kukulkan, ma il suo vero nome è Amaru. È nato qui, ma è stato cresciuto in segreto dai profani. Chi sono i profani? Cosa stai dicendo? Ma sai che mi sto perdendo la supercazza? Il mio defunto marito Saidi era suo fratello. Avevano opinioni diverse sul futuro di Paititi. Quando Saidi è morto, Amaru ha voluto abbracciare il culto. Tra l'altro, Amaru è un nome giapponese. Perché sta facendo il suo... A noi! No. Temete adesso che comunista, non sia c'è tutto. Arrivato. Ha le idee poco chiare. Che Paititi continui a prosperare. E crescere per sempre. Ma se vuoi prosperare, che sei una tribù conosco bene. Perduta in mezzo al Perù. Chi cazzo devi prosperare? Non mai c'è una prova paese. Dell'Aquila. I ribelli verrebbero abbandonati. Non se non c'è anche la prova del Strisce Rosa. Sì. Quella è temutissima. L'unica speranza è trovarlo per primi. Forse Amaru può ancora tornare sulla retta via e ragionare. A morte i profani! Arriverà il castigo! Hakan! Ora basta! Penso Hakan è un nome turco. Dobbiamo colpirlo adesso che il... Cioè, ma non per... Cioè, non, giustizia non sarà fatta a tempo debito. Posso dire... Non mettere a rischio la ribellione per la tua impulsività. Sai cos'è? A me queste cose qui... Non chiedermi perché, ma mi ricordano più Assassin's Creed piuttosto sì. che... Ezli, in avanscoperta. Ci vediamo alle pendici della montagna. Ne abbiamo scoperto rispetto a che cosa? Ultimo avvertimento. Cioè, che cazzo devi avanti scoprire se sei a casa tua? Segui Ezli. Il travestimento non ingannerà le guardie. Grazie al cazzo, è l'unica bianca. Scrigno. Tra l'altro sembra appena uscita da un porno. Cioè, ma voglio dire, cioè, il travestimento... Cioè, solo io continuo a pensare per cavolo. Cioè, sei in mezzo agli indios. Non dovevate credere. Non è che puoi mascherarti. Cioè. Ero solo uscita per fare due passi con mio figlio. Amaru sta perdendo la pazienza. Non accadrà più. Ma non era la capa di sto cazzo. Infatti mi sto chiedendo, ma allora non conta un cazzo. Sì, sembra un po' io al lavoro. Cioè, c'ha super cazzolato. Ragazzi, al prossimo video. Aspetta. Sto chiamando Jonah, un secondo. Ci siamo accampati. È tutto ok. Chi? È lui il leader del culto di Kukulkan. È quello contro cui si battono i ribelli di Un'Uratu. Cosa? È qui da anni. La Trinità ha il controllo di Paititi. Oh. Andrò all'occhio del serpente. Dobbiamo prendere lo scrigno prima del prossimo cataclismo. Un'aquila! Ho visto l'aquila, Master! Vai.